I paesi del mondo ci sono dei servizi. Se lei prende le pagine della Germania o dell'Austria o della Svizzera, troverà le stesse identici titoli che ci sono in Italia, sulle toilette, sulle pulizie, sui ritardi e sugli affollamenti. I sistemi funzionano, hanno dei problemi, siamo arrivati a livello europeo nella puntualità, abbiamo problemi ancora nell'affollamento e per avere meno affollamento ci vogliono più soldi per comprare più treni. Ma questo è un compito del pubblico, non è un compito dell'impresa. Chiuderemo per la quarta volta consecutiva in utile e anche quest'anno ci sarà un utile notevole. Lo ha anticipato l'amministratore delegato delle Ferrovie Mauro Moretti nella cerimonia di apertura di Expo Ferroviaria al Lingotto di Torino stamattina. Nel 2010 l'utile era stato di 129 milioni di euro. Molte le questioni che l'Italia deve ancora affrontare. La TAV è uno dei pezzi, ma non è la questione unica. Il problema più grande, ha detto Moretti, e soprattutto quello più complicato, è quello delle grandi città. Occorrono molti più investimenti. Gli investimenti sulle linee non servono se le città non riescono ad assorbire i traffici. La TAV è uno dei pezzi, non è la questione, come dire, unica che in Italia bisogna affrontare. Ripeto, ho già parlato che per me il problema più grave e più complicato si chiama grandi città. Le grandi città in questo caso vedono Torino, siamo qui a Torino, è una situazione avanzata, tutto il passante, tutte le cose fatte, ma se andiamo solamente a Milano e poi scendiamo a Roma, le cose non sono allo stesso livello, occorrono molti più investimenti nelle grandi città, bene il fatto che anche gli investimenti delle linee non servano se la città non riesce ad assorbire i traffici. E in particolare si vuole uno sforzo per il trasporto pendolare. Ci sono pochi soldi in Italia per il trasporto pendolare. Se confrontati a qualsiasi altro paese europeo, dalla Germania alla Gran Bretagna, la Francia alla Spagna. In generale io penso che bisogna sottolineare, e questo convegno è una buona opportunità, che abbiamo bisogno però sempre di più di investire nel trasporto pubblico. Lo dicono i dati. Negli ultimi tre mesi l'aumento del prezzo di benzina e di gasolio ha determinato per esempio nell'area metropolitana torinese un netto incremento di utilizzo di metropolitana, bus e tram pubblici.